Family, io sono Karma e questo è il nuovo episodio di Get Famous Nuove Stelle. Allora, partiamo col botto, ragazzi, perché un'agenzia ha appena contattato Alyssa e vi faccio subito vedere la notifica. È successo poco fa. Allora, eccoci qui. Ciao Alyssa, l'associazione sportiva per la pesca sta cercando una testimonial che l'aiuti a promuovere Nessun pesce sarà trascurato, una campagna che illustri i giovani il virtuoso sport della pesca. Completa una delle opzioni seguenti entro le prossime 24 ore per onorare il contratto. Quindi proprio un contratto, Dio. Usa la postazione video per caricare il materiale filmato che hai raccolto. La nostra agenzia pubblicitaria lo rimonterà per dare l'impressione che tu stia pescando e ti invierà un compenso per l'uso della tua immagine. Procurati un drone, e ce l'abbiamo, e recati al tuo luogo di pesca abituale, cioè nessuno, perché Alyssa non pesca, non ha mai pescato e penso non pescherà mai, anzi per questa volta sì, perché dobbiamo fare sta cosa. Usa il drone sì per registrare qualche sequenza d'azione autentica mentre peschi. Se caricherai un video di pesca, il tuo compenso sarà ancora più cospicuo. Quindi ragazzi, un'ottima notizia, intanto c'è Ethan che si annoia continuamente e vuole sempre la nostra compagnia. Adesso lei stava montando un video, glielo faccio un attimo caricare, però mi pare sia scarsa la qualità, mentre April è qui che deve raggiungere, sta cercando di raggiungere il livello 3 di comicità. Vediamo se l'ha raggiunto o no. È il livello 2 attualmente, comunque è il livello richiesto per superare l'audizione di Fiamme Furiose, che vi ricordo è oggi alle 19. Io in realtà, ragazzi, in questo episodio volevo andare da Rashida per fare la sfida della positività, dato che, come vedete, termina fra 14 ore. Ho proprio tirato fino alla fine, però insomma dobbiamo assolutamente seguire April, no, in realtà no, perché l'audizione va da sola, però dobbiamo assolutamente scoprire come va, se sarà presa. E poi adesso è arrivata questa notifica e quindi ovviamente faremo questa cosa con Alyssa, però ci porteremo dietro anche April, perché poi nel momento in cui dovrà andare all'audizione noi dobbiamo assolutamente assicurarci che vada in tempo. Però subito dopo questo episodio registrerò quello appunto con Rashida, così vediamo anche la sua situazione lavorativa, insomma tutta la sua situazione in generale. Facciamo anche questa sfida della positività, perché ragazzi ho detto che la facevo e quindi la facciamo. Allora, tu sei sempre costantemente in pigiama, no, mettiti gli abiti quotidiani. Allora, il drone dove l'hai messo? Qui non c'è. Allora, venditi questo poster. Ovviamente il computer ho preso quello più costoso, in modo tale che lei aumentasse più velocemente il livello di comicità. Però ovviamente dopo ce lo vendiamo. Il video è stato caricato, perfetto. E spero che comunque ci diano un minimo di tempo per fare questa cosa. Lei sta bevendo, poi off camera, prima di iniziare la registrazione, ha fatto cucinare due pasti ad April, i maccheroni e le uova strapazzate, perché non c'era assolutamente nulla in frigo. E vi faccio anche vedere che ho fatto qualche modifica al bagno, perché loro di punto in bianco non riuscivano più a passare, perché secondo loro c'era il water in mezzo. Hanno fatto anche qualche faccenda domestica, le lavatrici. E ragazzi, non vi nego che appena sono entrata Alyssa mi ha preso fuoco. Stavo asciugando i panni nell'asciugatrice e ad un certo punto ha iniziato a prendere fuoco. E io con April stavo cercando di fare l'interazione spegni le fiamme, ma lei era qui fuori con Ethan, Darren, tutti quanti, cioè spaventati, sapete come fanno i sim quando c'è un incendio, ma non facevano assolutamente nulla, cioè April non si muoveva e quindi già era un po' di tempo che Alyssa stava bruciando viva, quindi ho deciso di uscire dal gioco, perché sapevo quasi per certo che sarebbe morta e quindi anche no, poverina. Niente, qua abbiamo dei quadretti. Ah ragazzi, gli autografi della scorsa puntata. Qui abbiamo quello di Brittany, quello di Dirk e questo quello di Thorn. Ma non si vede nulla.
No, non si vede proprio niente. Comunque adesso, Alisa, hai finito di mangiare. Aspettiamo solamente che April mi arrivi al livello 3 di comicità, manca poco, 75%, e poi andiamo subito in qualche laghetto. Non so se adesso il Valley ce ne sia, no? Magari do un'occhiata prima. E vabbè, ci vediamo dopo, ragazzi, per fare questa cosa con Alissa e ovviamente porteremo con noi anche April. E se vi ricordate, non è tanto tranquilla perché nella scorsa puntata ha ricevuto, Alissa vai al bagno, ha ricevuto una telefonata strana e anche un po' inquietante. Ma vi aggiornerò più tardi riguardo a questo, ragazzi. Mi sono appena accorta che è sparito il drone, quindi l'ho dovuto riacquistare. Questa cosa è successa anche alla mia Alfa Omega, però mi rendo conto che quando si fanno i filmati dei quartieri bisogna stare molto attenti perché il drone tende a rimanere nel luogo in cui lo si lascia, quindi spesso e volentieri si perde. Però questa cosa che è sparito proprio dall'appartamento non me la spiego, vabbè. L'ho riacquistato. Ok, ragazzi, abbiamo concluso il livello 3 di comicità. Adesso viaggiamo. Prima però mettiamoci il drone nell'inventario. Ecco qui. Vediamo, speriamo sia carico. Sì, dovrebbe essere carico perché comunque l'abbiamo appena acquistato. E niente, ci vediamo in qualche laghetto. Ok, allora siamo venuti, ragazzi. No, non volevo iniziare il raduno, siamo venuti solo con. Abbiamo portato anche Rashida, intendevo dire. E siamo arrivati qui nel parco di Senmaishuno perché ho visto, se non sbaglio, un laghetto. Adesso devo un attimo cercarlo, ma dovrebbe esserci in realtà. Non mi ricordo bene questo parco. Sì, ragazzi, allora veniamo tutti qui. Ah, vabbè, dobbiamo fare prima il gruppo. Formiamo un gruppo con loro due e fra più o meno 2 ore, no, fra un'ora praticamente, April deve andare a fare l'audizione. Venite qui insieme, ci metteranno un'eternità, però guardate che bello, c'è anche tipo un tramonto qui, perfetto. E adesso capiamo un attimo come dobbiamo fare. Intanto proviamo ad andare a pesca insieme un attimino e vediamo se c'è l'interazione. Inizia la registrazione, penso. Vediamo un attimo. Procurati un drone e recati al tuo luogo di pesca abituale. Usa il drone per registrare qualche sequenza d'azione autentica mentre peschi. No, mentre peschi, ragazzi. Ah, ok. Adesso vai a pesca? Forse così. Forse così, ragazzi, non saprei come altro fare, altrimenti. Controlliamo lei. No, vai in bagno, April, vai in bagno. Ok, sono proprio vicini, quindi sei fortunata. Tanto facciamo qualche foto. Poverina, Rashida non sta molto bene, forse non le piace pescare. Che dolce il drone, mi piace tantissimo. Questi occhioni dolcissimi. Io spero si faccia così, ragazzi, altrimenti pazienza, non firmeremo il contratto, però mi dispiacerebbe. Allora, alle 19, fra pochissimi minuti deve andare. Lotta con Nina! Oddio, ma dov'è Nina? Oddio, ma cioè, Nina litiga con tutti. Io spero che mi vada in automatico. Ok, ragazzi, sta andando. Sono le 19. Vai al lavoro. Sì, eccola, sta andando, ragazzi. E adesso proviamo a terminare la registrazione un attimo. Video pesca, ragazzi. Ecco qua, video pesca. Penso di esserci riuscita. Ne facciamo un altro per sicurezza. Inizia la registrazione. Rashida se ne va, abbandona, ma guardate che bel panorama, che bella luna, ragazzi. Ok, terminiamo pure la registrazione, tanto penso basti, basta pescare. Ok, video di pesca 2 facciamo. Va bene, io ragazzi penso basti, mi
Mi auguro, noi andiamo a mangiare da qualche parte, questo per carità di Dio, rimettitelo nell'inventario. Allora, metti nell'inventario, vedete, se lo lasciate in giro poi si rischia di perderlo. Possiamo intanto iniziare un raduno. Oddio, prenota una depurazione della celebrità. Una depurazione cancellerà gli attuali vantaggi della fama di Alissa e tutti i punti di fama posseduti le saranno rimborsati. Potrà quindi selezionare una nuova serie di vantaggi della fama. Questa non la sapevo, ragazzi, è molto interessante. Ciao Daron, come va? È un po' arrabbiato, ragazzo. Sì. Allora, disputa una lotta con i gavettoni contro tutti, ovviamente. Ragazzi, indovinate chi è lei? Lei non è altro che la nostra amica regista con un bel makeover, infatti le ho fatto un bel Ciao. makeover e spero vivamente che comunque rimanga regista perché quando sono andata a collocarla in un appartamento per poi modificarla in casse, diciamo che ho controllato il suo lavoro. Non mi dava nessuna carriera, come se lei non fosse disoccupata, non avesse nessun lavoro e quindi non saprei, lo vedremo, altrimenti ci sarà un nuovo regista. Va bene, stanno arrivando tutti. Attualmente c'è solo Daron e Rashida che sta arrivando adesso ed ecco anche Alan, dobbiamo andare anche da lui per poi trasferirlo in una casetta. Adelstal Valley e sta arrivando anche Ethan. Ma lei ha finito? Esercitati nelle scene romantiche, sviluppa la tua abilità di comicità. Come? Porta qui. Ma l'hanno presa, ragazzi, mica ho capito. Sì, ma non avevo letto l'audizione. Ma è successo adesso, proprio adesso. Allora, l'audizione è superata, ragazzi. Mentre mi cade tutto. Come operatrice dimostra una certa disinvoltura, April. Te la sei cavata bene quanto basta ad ottenere il ruolo. Ora che non hai difficoltà ad aggiudicarti i ruoli più ambiti della TV diurna, cerca di non dimenticarti degli amici. Questo messaggio è arrivato proprio nel momento giusto e alla persona giusta, perché se vi ricordate nella scorsa puntata, April non ha compiuto verso i suoi amici un gesto tanto bello. Lei è entrata, aveva l'accesso esclusivo nel locale dove c'era l'evento premiazione delle stelle è entrata senza guardare in faccia gli amici che loro che sono dovuti rimanere fuori, non potevano entrare loro. E quindi sì, non dimenticarti degli amici, proprio la frase che fa per lei. Ecco la nostra regista, ragazzi, Rania. Va bene, disputa anche tu una lotta. E adesso ragazzi, ecco l'ingaggio inizierà mercoledì alle 9. Come obiettivi dobbiamo esercitarci nelle scene romantiche con chi però interpreta una scena romantica o dell'orrore con un altro sim. Allora, io proverei con Daron dato che anche lui è un attore, ma in realtà ragazzi ancora non l'ho fatto iniziare, però stavo pensando che praticamente i personaggi secondari, per non stare troppo, cioè per non perdere troppo tempo, cioè ai personaggi secondari farò aumentare la fama con i trucchi, povera Rashida. Ovviamente non sarà mai superiore alla nostra. Cioè, magari se noi adesso abbiamo una stellina, anche a loro farò avere una stellina e via dicendo, perché altrimenti perderei troppo tempo appresso a tutti. Allora, prova un attimo, intanto vai a caccia di complimenti con Daron. Dove è andata? Oddio, è qui in fondo, ragazzi. Corri. È mezzanotte 28, quindi fra pochissimo torniamo anche a casa. Sfogati, sì, sei abbastanza tesa, ragazzi. Lì, se vi ricordate, nella scorsa puntata ha anche ricevuto una telefonata abbastanza strana ed inquietante. Voi avete provato ad indovinare. Io so chi l'ha telefonata, ma ovviamente non lo scopriremo in questo episodio perché lei poteva tranquillamente andare anche
oggi all'appuntamento. Nuova stravaganza. Oh mio Dio, fanatico dei telefoni. Aspettate un momento. Lì poteva andare anche oggi all'appuntamento. Non sappiamo però esattamente la data di questo eventuale appuntamento, però sappiamo che April al momento, anche se inizialmente ha detto di sì a questa persona, al momento non se la sente, perché ragazzi, mettiamoci nei suoi panni: uno sconosciuto ti chiama, tu non sai minimamente chi sia, ti chiama per invitarti ad un appuntamento con una voce strana modificata, quindi fa anche paura la cosa, e ovviamente è logico che April non se la senta di andare, cioè è normale, sarebbe da pazzi. Quindi ci penserà su un attimino e magari poi lo confiderà a qualcuno e quindi andrà con le spalle coperte, no? E quindi ragazzi, per il momento non se la sentirà di andare. Inutile dirvi che scopriremo più presto chi è questa persona che vuole così tanto avere un confronto con April, perché ha qualcosa di urgente da dirle. Però secondo me, ecco, appunto, April sta cercando il momento esatto per dirlo a qualcuno, sta cercando di trovare, di capire chi è la persona giusta a cui dirlo, con cui confidarsi, e poi lì può magari accettare questo appuntamento e andare con le spalle coperte. E quindi ragazzi, però lo scopriremo presto. Intanto voglio fare l'interazione interpreta, ragazzi, una scena romantica per le mance. Io scelgo Daron così a caso, perché in realtà non so con chi vedrei bene April, so con magari Alan, con Rita o con Daron, però ho scelto Daron così a caso e vediamo se con cioè con la scusa dell'interpretazione di una scena romantica potrebbero star bene insieme. Vediamo un attimo. Intanto si prepara, mi fa morire. Ce la puoi fare, April? Oddio. Che versi, Daron. Oddio. Simlish, ragazzi. Che carini. Oddio. A posto? Sempre al 50%, ma forse non è finito. Non ha finito. E ragazzi, è diventata flirtante, vi faccio notare. Oh, che carini. Oh mio Dio, ma ce la fai a tirarlo su, April? Oddio. Quindi hanno un attimo fatto pace, hanno chiarito da quel disguido che hanno avuto un paio di giorni fa a causa del baccano. Ragazzi, io direi però di terminare la donna e tornare a casa, perché loro comunque sono abbastanza stanche. Sì, oddio, basta questi bug. Quindi ragazzi, lei sta salutando tutti e torniamo a casa. Ok, adesso volevo, lo so che stai male Alissa, ma volevo un attimo vedere se dobbiamo fare qualcosa riguardo ai video della pesca con la postazione video, ma penso di sì, perché c'era scritto nella notifica. Allora, intanto dimmi che il drone è qui, perfetto. Trasferisci video alla postazione video progresso visivo. Penso di dover fare questo. Resisti un minuto, Alissa. Tu vieni pure qui, porta qui April. E intanto resisti un attimo. No, dai, è sonno. Quando devi andare? Mercoledì. Dai, abbiamo un giorno di tempo, quindi vai pure a riposare, cara April. Vai, oggi hai lavorato abbastanza al computer. E Alissa però un attimino, vabbè, la mando a dormire ragazzi e ci vediamo quando stanno un pochettino meglio. Ok dai, ce la puoi fare, perché sono veramente curiosa e poi ho paura che non basti il tempo. Quindi visualizza l'inventario e trasferisci video. Vai cara, eccoti qui. Ecco qui i nostri due video di pesca, scarsa e scarsa, quindi penso di dover fare tutte queste cose, no? Cioè aggiungere transizioni, editare,
penso, sì, come un video normalissimo, però fatto col drone ovviamente, penso sia giusto così. Nel frattempo sto facendo mangiare un'insalatina ad April e Alissa che avevano fame. Un'insalatina composta da pomodori e cerume, rigorosamente preparata da April. E lì continuo ad avere questo desiderio, io l'ho bloccato, sì, di lottare con Nina. Vediamo se ci sarà occasione. Diritti d'autore, abbiamo proprio bisogno di soldi. E adesso vai in bagno e stavo anche guardando, brava vai, la TV, cioè il canale comico per alzare il livello, cioè sviluppare l'abilità di comicità. Ragazzi, mi stavo dimenticando della nuova stravaganza di Alissa, fanatico dei telefoni. Allora, Alissa ha sviluppato una dipendenza dal cellulare, coglierà qualsiasi opportunità per tirare fuori il telefono e lasciarsi assorbire da esso. Di tanto in tanto diventerà attesa se di recente non avrà usato il dispositivo a scopo di intrattenimento. Io direi che è una stravaganza abbastanza adatta ad Alissa, questa cosa di utilizzare costantemente il cellulare, perché comunque lei, essendo che fa video, mi sembra abbastanza normale che lei magari sia anche troppo social, chiamiamola così, questa cosa, e quindi mi sembra abbastanza adatta. Speriamo che poi non si vada ad esagerare, perché veramente già i simili sono una palla così, e quindi speriamo che non sia troppo insistente la cosa, e lei avrebbe anche sonno. Continuiamo, monta il video. Poi faccio fare tutte le altre cose con l'altro filmato e poi vediamo cosa succede. Intanto livello superiore 4 di produzione mediale, creare hashtag è diventato istintivo per Alissa, ovviamente. Ora può produrre più brani e disporre di più opzioni di remix alla postazione musicale. Questo però sarebbe utile per Ethan. E vabbè, farò fare tutte queste cose anche a loro quando andrò da loro. Difficile sarà presto a tutti, quindi almeno la popolarità gliela faccio vedere con i trucchi, perché altrimenti non esco più, ragazzi, capitemi. Qui, ragazzi, c'è April che, come potete notare, sta dormendo beatamente sul divano. Infatti, si è appisolata, non ce l'ha più fatta, mentre guardava la TV. Infatti, tutti questi esercizi di preparazione per la sua carriera, tutte queste esercitazioni la stanno, soprattutto in questo periodo in cui ha riscontrato comunque successo, la stanno sfinendo e quindi non ce l'ha più fatta e se la sta dormendo beatamente qui, ragazzi. Penso comunque sia comodo il divano. Mentre dall'altra parte dell'appartamento c'è Alissa, altrettanto sfinita perché ha appena concluso di montare il primo video di pesca. E come potete vedere, ha un cellulare in mano e non è per la stravaganza, ragazzi. Sostanzialmente, Alissa si è appena ricordata che l'agenzia le ha detto: "Mi raccomando, Alissa, quando hai il materiale in mano, i video in mano, chiamaci così da informarci che hai potuto registrare questi video." Quindi Alissa era lì lì per chiamarli con il suo telefono quando si è accorta che, insomma, il suo telefono era sparito e non lo trovava più. Lei è, ragazzi, anche una ragazza molto disordinata, quindi ha rinunciato il fatto di andarlo a cercare tra il suo casino e il suo disordine e ha pensato bene di prendere in prestito quello della sorella, quello di April. Quindi 2 secondi fa è andata nel soggiornino, diciamo, perché è un buco. Le ha spento innanzitutto la TV perché appunto si è addormentata con la TV accesa e ha preso, tanto comunque si scambiano spesso i telefoni, non è un caso, quindi ha preso il suo cellulare per fare questa telefonata. Poi io l'avrebbe subito messo a posto e una volta acceso si è accorta che c'era subito un messaggio, una chat anonima. Lì non ha potuto fare a meno di leggerla perché comunque è apparsa l'anteprima e insospettita
non incuriosita, ma insospettita, perché comunque lei è molto preoccupata per la sorella, perché si sta affacciando a questo mondo, e appunto non ha potuto fare a meno che leggere i messaggi. E tutti questi messaggi erano solo praticamente riceventi. April non aveva dato mai nessuna risposta. E infatti qui c'è anche la chat, vedete? E la sua faccia, ragazzi, dice tutto. Aspettate che ve la faccio vedere. Vedete, non è molto contenta di questi messaggi, ragazzi, li sta controllando tutti e appunto è rimasta un po' stranita. E ragazzi, avete pensato bene, questi messaggi sono proprio del sim misterioso che continua costantemente a chiedere ad April un incontro e insiste su questo. Dice che è una cosa urgente, però April, appunto, perché prima vi ho detto che non se la sente ancora, non se la sente di dirlo ancora a nessuno, non vuole appunto ancora andare a questo appuntamento, non gli ha o le ha boh, mai risposto, ecco, a questi messaggi, o comunque non continua a rispondere a queste chiamate. La prima volta ci sta, ha risposto perché non sapeva chi fosse, ma poi quando continua a vedere il numero sconosciuto che la chiama non risponde più, ovviamente. Alissa, per favore, ti prego, stai per finire. Vediamo un attimo. Anche questo dovrebbe fare, ragazzi, ma lei è troppo stanca. Allora, carica il video dopo e poi ti mando a dormire. Ragazzi, vedete che Alissa insiste nel leggere messaggi, nel capire chi è, e come vedete sta mandando un messaggio e ha deciso di fare l'azzardata di rispondere al posto di April. Lei, ragazzi, non vuole assolutamente che nessuno faccia del male alla sorella. Vedete che è molto molto triste e quindi vuole, cioè, andare lei all'appuntamento. Mio Dio, ecco dov'è il drone, ragazzi, non ci posso credere, poi lo vendo. Vuole andare lei all'appuntamento e quindi è un po' preoccupata per la sorella, nonostante sia comunque lei più piccola, ma nonostante questo lei rimane quella un pochino più razionale nelle scelte, nei pensieri, quella un pochino anche più matura, mi permetterei di dire. E quindi ha mandato questo messaggio con la conferma all'appuntamento. Ovviamente ha eliminato la sua risposta, ma la domanda è: dirà ad April quello che ha fatto e quello che ha scoperto? Ma secondo me sì, ragazzi, uno perché vuole capire di più e vuole sentire anche quello che ha da dire la sorella riguardo, e due perché per forza, cioè, è impossibile che si presenti all'appuntamento da sola senza April. E poi cosa dice la persona? Insomma, sono la gemella cattiva, sono la sorella, non so, mi sono tinta i capelli, sono in realtà April? No, non ci sembra credibile. Intanto vi saluto, la nostra April, mercoledì alle 9, qui chi c'è? Ah, si sta facendo la doccia, ragazzi, si è svegliato, mio Dio, ignara di tutto. Mercoledì alle 9 all'ingaggio. Però nel prossimo episodio noi, no, in realtà no, 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 non lo scopriamo nel prossimo episodio, o meglio non si sa perché appunto nella prossima puntata saremo da Rashida per fare questa sfida della positività, quindi non si sa se scopriremo qualcosa di più, magari April deciderà di confidarsi con Rashida, vedremo ragazzi come si evolverà la faccenda. Io per adesso vi saluto, fatemi sapere come sempre la vostra opinione e vediamo se qualcuno di voi ha indovinato il sim, cioè chi è il sim misterioso. Niente, io vi saluto, se vi va lasciate un mi piace, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!